Ciao a tutti! Oggi prepareremo la minestra di riso venere, zucche e pomodorini. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono riso venere, zucca tagliata a dadini, carote tagliate a dadini, pomodorini tagliati a metà, acqua, sale, dado vegetale Bimby, olio Evo, concentrato di pomodoro, pepe nero, rosmarino, scalogno, prezzemolo e pecorino. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il pecorino, il prezzemolo ed azionare il Bimby per 15 secondi a velocità 10. Mettere da parte. Senza lavare il boccale, mettere lo scalogno e tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le carote, l'olio ed azionare il Bimby per 5 minuti, 120 gradi, antiorario, velocità 1. Aggiungere il concentrato di pomodoro, zucca, il riso, i pomodorini, il sale, il dado, il pepe, il rosmarino e l'acqua. Amalgamare bene con la spatola e cuocere per 20 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Amalgamare bene con la spatola e proseguire la cottura per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La minestra è pronta, spolverizzare con il trito di pecorino e prezzemolo, impiattare e servire. Minestra di riso venere, zucche e pomodorini. Grazie e alla prossima ricetta!